alli Peugeot Peugeot Spettatori, bentornati a una nuova puntata di Professioni Motori Motorsport, il programma del giovedì sera dedicato al mondo del motorsport. Do l'augurio di buon anno a tutti i nostri telespettatori, ma non solo a loro, perché auguro un buon anno anche a Filippo Gerardi. Ciao Filippo, ben ritrovato. Ciao Martina, ben ritrovato a te. Naturalmente, buon anno a te, a tutti i nostri tecnici governati da Paolo Tito e a tutti gli amici del motorsport, perché inizia comunque regia. un 2018 enormemente ricco di contenuti, perché sarà così sicuramente e speriamo che molti decideranno di trascorrerlo anche questa per questo nuovo anno in nostra compagnia. Speriamo soprattutto che sarà del tutto spettacolare e cominciamo subito con un argomento che Filippo apre un po' quelle che saranno le stagioni poi eh, di tutte le competizioni di tutti i mondiali. Sì. Stiamo ovviamente parlando della Dakar, Dakar 2018, è la quarantesima edizione precisamente, prenderà il via il 6 gennaio in Perù per poi concludersi il 20 gennaio in Argentina per un percorso totale di 9.000 km dove appunto toccherà ben tre nazioni, ovvero Perù. Bolivia e Argentina sarà sicuramente una competizione, come sempre, spettacolare certo. perché riguarda non solo le auto, ma anche le moto, i camion. Quindi ci saranno veramente da vedere delle belle, Filippo. Sì, assolutamente. Siamo come ogni anno a raccontare l'inizio del nuovo anno, appunto. Perdona per la ripetizione, parlando di Dakar. Perché ovviamente la Dakar è la competizione che ormai da, da 40 edizioni, perché quello di quest'anno è la 40 edizione. Assoggetta e condiziona l'inizio del nuovo anno, quindi tempo di smaltire in qualche modo. Festeggiamenti per, per la prima per l'inizio del nuovo anno e subito si parte tra le dune del Sud America, ancora in Sud America. In è ormai è eh, è ormai un, una dimensione particolarmente consolidata, quella sudamericana. Dopo che per lustri, la Dakar è stata protagonista, naturalmente tra le dune dell'Africa. E niente, come dicevi te, ehm, spesso si assoggetta questa, questa competizione a quella dei rally raid ma secondo me in realtà è, è di fatto un rally raid il più importante al mondo ma secondo me la Dakar fa veramente storia a sé nel senso mh, sarebbe è difficile forse contestualizzarla anche all'interno della dimensione motorsport perché veramente eh, chi gareggia la Dakar ha una preparazione ha una serie di difficoltà che appartengono solo alla Dakar. Ci vuole grandissima esperienza, infatti. Ci vuole Devi enorme esperienza, tant'è che, mh, a parte sporadicissime eccezioni, eh, per il resto mh, non è detto che chi vince la Dakar abbia un trascorso importante in altre discipline del motorsport. E, insomma magari tra qualche minuto entreremo nel dettaglio dei nomi esatto. e gli stessi in qualche modo potranno legittimare quello che sto dicendo è un mondo a parte la Dakar eh, ci, sono dei, ci saranno delle difficoltà importanti, il percorso di quest'anno come dici te ha una, tota ha una distanza complessiva di 9000 km di cui 4000 saranno le prove speciali, ci sarà un solo giorno di riposo e chiaramente come ogni Dakar che si rispetti i pericoli non mancheranno e non mancheranno soprattutto le insidie legate al tempo lo scorso anno fu un'edizione falcidiata dal brutto tempo e vedremo appunto quest'anno si partirà dal Perù come dicevi giustamente te si arriverà in quota fino alla Bolivia e quello sarà indubbiamente uno dei contesti più avvincenti e poi si finirà in Argentina, Argentina dove lo scorso anno c'è stata una splendida passarella finale a Buenos Aires grandissima esperienza ma anche come dicevi tu il calendario è veramente fittissimo perché non si riposano mai i piloti correranno ogni giorno e tra l'altro anche più volte al giorno un solo giorno di riposo ma anche sì. un'altra particolarità Filippo è quella che questo sarà l'ultimo anno in cui si correrà con le vecchie regole tecniche perché dal 2019 si prenderà appunto in atto con il nuovo regolare, regolare, regolamento, regolamento FIO scusate eh, la parola andando però ad addentrarci su quelli che sono i nomi dei piloti certo. come non nominare Peter Ansel che è sicuramente lo possiamo definire il mister da carro si è da assolutamente, sì. perché la Racaro nonostante ha vinto la sua, 13 edizioni. Nonostante la sua, il suo trasferimento dal continente diciamo africano a quello sudamericano, ha mantenuto comunque essenzialmente una una lingua ufficiale francese passami questo, questo gioco questo, questa terminologia e quindi Peter che ovviamente è un francese eh, è definito Monsieur Dakar perché come dici giustamente te ha vinto ben 13 edizioni di questa corsa 6 su moto 7 su auto è, è il campione in carica ha vinto le ultime due edizioni al volante ovviamente della sua Peugeot 3008 di KR che sarà indubbiamente la squadra e la vettura da battere anche perché ci sono tanti piloti che sono sicuramente temuti e Filippo, poi soprattutto al soprattutto perché perdonami, lo scorso anno si è arrivati a Buenos Aires con un podio completamente Peugeot con il primo posto di Stefan Stefan secondo quello di Sebastian Loeb e terzo Cyril Depré. Altri due nomi, soprattutto quello di Sebastian Loeb, sicuramente da considerare al pari dell'altro alfiere di Casa Peugeot che lo scorso anno ha in qualche modo mancato l'appuntamento finale di Buenos Aires per un incidente proprio nelle battute finali. Parliamo di Carlos Sainz, che sarà indubbiamente un altro dei grandi protagonisti, non solo lui, però perché tra gli outsider ci sono una schiera di nomi sicuramente molto interessanti a partire ovviamente dal Katariota TA che è stato l'ultimo pilota Toyota. non Peugeot a vincere la, la Dakar. Eh, ma non soltanto lui, insomma, i nomi non mancheranno, ci saranno Nani Roma, ci, ci saranno insomma diversi diversi piloti molto interessanti. Per quanto riguarda il team Peugeot, ci soffermiamo. Filippo, hai nominato tu uh, Sainz, 55 anni, sicuramente questo per lui è un anno importante. Forse vorrà centrare la vittoria della Dakar per concludere in, eh, nel migliore dei modi la sua carriera motoristica. Beh, beh Sainz è ovviamente un campione, 55 non lo, anni. Non tra lo scopriamo oggi. Grande esperienza nel Rally. E è indubbiamente uno dei nomi più importanti che prendono il via, ricordiamo stiamo parlando esclusivamente della competizione auto che però rimane oggettivamente quella un po' più famosa oltre che naturalmente più seguita e però io scommetterei tanto ovviamente su Sebastian Loeb, tanti riflettori sono puntati su di lui lo stesso Loeb durante l'ultimo anno dove è stato protagonista nel WRX, nel rallycross eh, ha sempre avuto l'obiettivo di questa data. Ti Dakar. sembra pronto per centrare il bersaglio? Ma l'ho detto, è difficile valutare. L'Eba, indubbiamente, ha fatto due ottime da carre nelle prime due che ha gareggiato. Ha una macchina competitiva perché la 3008 KR rimane indubbiamente la, la macchina più forte. Subito, davanti macchina sì, l'abbiamo vista anche Toyota. prima, infatti, nelle foto assolutamente. E lui chiaramente non, cioè, insomma, si racconta da solo negli ultimi anni, si sta cimentando in queste nuove discipline per lui che sono appunto il BRX e la Dakar. Paradossalmente se dovessi utilizzare un metro di paragone eh, in parallelismo con le dovute proporzioni, ti direi che ha avuto, in questi due anni ha avuto più difficoltà nel VRX dove, lo raccontiamo anche noi eh, quasi settimanalmente, eh, sta un po' arrancando alle spalle di quelli che sono i specialisti più che nella Dakar perché lo scorso anno è arrivato brillantemente secondo e considerando che era soltanto la sua seconda Dakar, eh, tanta roba, verrebbe da dire, e, e due anni fa... Uscì proprio nelle battute finali dopo aver vinto quattro prove speciali, quindi un esordio sicuramente positivo. Se non ricordo male, 4 o 5. Comunque mi sembra che in due anni abbia vinto nove speciali nella sua, nella sua fin qui breve esperienza nella Dakar. Quindi indubbiamente ha avuto un approccio positivo. Manca il tassello finale, il problema è che dovrà vedersela con un compagno di squadra nonché con Nazionale, sicuramente molto, molto, molto competitivo. Per quanto riguarda infatti anche il team Peugeot, questo sarà un anno importante perché parteciperà per l'ultima volta prima di chiudere definitivamente il discorso della Dakar, Filippo. Ma sai, questi sono progetti, bisogna capire effettivamente quanto chi, chi poi. raccoglierà l'eredità o eventualmente se Peugeot... ...che riguarda Peugeot hanno incassato tutto quello che c'era da incassare sia in termini di risultati che in termini di pubblicità perché... Il eh, 3008 di KR è stato un brand, una macchina e quindi di conseguenza un progetto, un brand che sicuramente ha incassato molto. Eh, lo vediamo girando anche per i saloni, insomma, Peugeot ha iniziato a dare una dimensione importante. Eh, nel suo recentissimo passato al progetto legato alla Parigi Dakar, alla Dakar, scusatemi, perché ormai chiaramente si chiama solo così, e chiaramente i risultati fanno, fanno questo effetto: cioè Peugeot nelle ultime due stagioni ha letteralmente dominato questa gara. E quindi bisogna capire, ripeto, quest'anno le insidie non mancheranno perché il percorso è difficile, perché ci sarà soltanto un giorno di, di sosta, perché le condizioni meteo, soprattutto nel, nel pezzo in cui si gareggerà in Bolivia, saranno un fattore e non mancheranno gli avversari alla TA Nani Roma io li indico come i principali avversari, ma non saranno I soltanto rivali. loro. Eh, quindi sa non sarà facile, però Peugeot in generale parte sicuramente favorita. Due battute prima di chiudere anche per quanto riguarda le moto, certo. perché come hai detto tu, comunque le auto sono sicuramente quelle che attirano più anche a livello di spettacolo, ma anche le moto per quanto riguarda Honda e Yamaha sono sicuramente eh, i, i rivali storici Filippo. Assolutamente ci sarà anche KTM che insomma, Ovviamente eh, avrà le sue ambizioni. Occhi puntati su questo Sunderland, che lo scorso anno è stato il yes. primo pilota britannico a vincere una Dakar, è tra vero? due, quattro ruote, camion, eh, a piedi, insomma, è stato <ride> il primo pilota britannico a portare a casa una Dakar, il che naturalmente è importante considerando che la Gran Bretagna non ha. Tendenzialmente sì, percorsi... nomi, importanti. nomi importanti, e non ha soprattutto un contesto geografico che permette di adattarsi facilmente alle dune, eh, come appunto a percorsi di allenamenti. Pra... Eh, Sunderan è stato molto bravo, aiutato anche da una gara eliminazione. Che, prima fra tutti, lo ha eh, privato di un avversario molto competitivo come Price, il pilota australiano che vinse nel 2016 e che indubbiamente quest'anno al pari di Sunderland, ma non soltanto lui parte tra i favoriti. Poi ci saranno tutti piloti latini tra Quintanilla insomma, eh, Barreda ci saranno veramente tanti, tanti, nomi. tanti nomi nelle moto sicuramente ecco diciamo che sia a livello di marchi che a livello di nomi la, la competizione in ambito motociclistico È mi sembra leggermente tanta. più incerta rispetto a quella delle auto e poi Dicevi giustamente che le auto sono l'aspetto più famoso e più popolare, però le moto sono l'aspetto più romantico perché le condizioni di enorme difficoltà della Tesla... È capo, vero, stanno conto, sulle due ruote piuttosto che nelle un quattro... Un conto è viverla dentro un abitacolo, un conto è viverlo ovviamente sulle due ruote. Una parentesi rigorosamente italiana, l'anno scorso ci fu una bella storia che abbiamo potuto vedere anche tra l'altro... Al, al Motor Show di Bologna con la Panda Car questo team tutto italiano con una Panda ovviamente attrezzata al, al, per l'occasione che riuscì ad arrivare a, alla fine della Dakar nelle posizioni insomma, di rincalzo rispetto alle prime però riuscì a portare a termine questa gara e fu una bella storia che abbiamo raccontato ci auguriamo quest'anno di poterne raccontare altre e a proposito di moto visto che ne parliamo sicuramente le massime ambizioni sono legate ad Alessandro Botturi pilota ufficiale Yamaha Splendida persona che conosco anche personalmente e a cui faccio naturalmente l'imbocca al lupo perché ogni anno fa, fa vedere delle belle cose alla Dakar e speriamo che anche quest'anno ci riesca. Ovviamente continueremo a parlare della Dakar fino al termine che appunto sarà il 20 gennaio. però ora ci fermiamo per qualche istante. Rimanete con noi perché parleremo di Formula e, e, di MotoGP e Formula 1. A tra poco.